Le scuole sono terminate, quindi anche per quanto riguarda la nostra emittente, insomma, è il periodo di proporvi le feste per l'appunto di fine anno. Questa volta tocca alle scuole elementari di Pellegrino Parmense. Musical forse un po' inflazionato come numero di rappresentazioni, ma che ad ormai 40 anni dalla sua prima messa in scena riscuote ancora un notevole successo non solo tra i giovani, ma anche tra i piccolissimi, come si è potuto constatare assistendo allo spettacolo di fine anno della scuola elementare di Pellegrino Parmense, imbastito appunto sulla traccia di Grisa. Una scelta che ha entusiasmato i bambini ed è stata molto gradita dal pubblico. Lo spettacolo è piaciuto, i bimbi hanno lavorato benissimo, si sono impegnati, tutti uniti, è andata bene. L'interpretazione fornita dagli scolari pellegrinesi è stata inoltre originale e molto ben curata, con l'accompagnamento della sola base musicale, mentre i testi sono stati cantati direttamente dai giovanissimi interpreti. Credo sia stato significativo proprio la premessa che ha fatto una bambina in cui ha detto che Gris per loro non è solo brillantina ma è l'amicizia, lo stare insieme, quindi è stato molto importante perché ci ha aiutato aiutato i bambini ma anche le maestre a stare insieme, quindi a conoscerci meglio, ed è stato un anno impegnativo perché è stato impegnativo la preparazione, però è stato molto bello e molto insomma, soddisfacente. L'Accademia della Ciappa e dei Testa Jeu organizza la 27esima sagra dei Testa Jeu venerdì 15, quindi questa sera, con la grande orchestra Daniele Cordani, domani sabato con l'orchestra di Omar Lambertini e domenica 17 con la grande orchestra di Paolo Bertoli. L'appuntamento è in località Belvedere a Cogurno in Liguria, ci sarà anche l'apertura del ristorante tutte le sere. Si tratta del 27esimo anniversario, 27 anni nel segno della tradizione locale, oltre un quarto di secolo fatto di aggregazione, di volontariato e di beneficenza. Per questo sono previsti grandi festeggiamenti per ricordare antichi valori e per cercare di trasmettere ai giovani un percorso di vita sociale gratificante. E adesso noi voltiamo pagina. La Corale Lirica Valtaro ha partecipato a Chiavari al 39esimo Festival Internazionale di Polifonia e Folklore. Il coro Voci della Valgotra ha partecipato a Chiavari al 39esimo Festival Nazionale della Polifonia e del Folklore. Primo è un gruppo folcloristico dove ci animerà con tipici danze di un tempo. Il gruppo Amixi de Bogiasco. Il gruppo Nuovo Cacciucco di Livorno.
il coro Mille Lire Gospel. Il coro Voci della Valgotra. Il coro I Quattro Canti. Il maestro Mauro Ottobrini è presidente della Coralità Ligure, che è riunito in un'associazione che si chiama Accol Liguria. Bene, allora Ottobrini, caro Mauro, ci parli della edizione 2012. 2012, 39esima edizione, 82 gruppi partecipanti, tra questi naturalmente la Valgotra di Albareto, che ha ben figurato questa sera, anzi non figurato, ha fatto un programmone. Complimenti a Caroline, è un successo, e soprattutto aggiungono i miei auguri a tutti voi, ma soprattutto agli organizzatori del festival che avrete in luglio, il 14, presso Albareto, a quale non potrò esserci per impegni in quanto avrò ospite il coro americano in quel di Sanremo, ma col cuore e col sentimento sarò sicuramente in mezzo a voi, con tutti voi. E ora parliamo del Gran Premio Città di Borgotaro, primo Memorial Claudio Dallara, in programma domani pomeriggio a Borgotaro, organizzato dal Cicloclub Imbriani e dalla Lega Ciclismo Parma. Si tratta di 11,5 km di percorso, da ripetersi 4 volte, le iscrizioni alle ore 13 in Piazza Verdi nel centro di Borgotaro, le partenze a partire dalle ore 14:30. Il meteo per domani, sabato 16 giugno, ci dice che avremo sereno su tutto il territorio per tutta la giornata. Le temperature saranno in aumento, le minime tra 18 e 21 gradi, le massime tra 26 e 32 gradi, i venti invece saranno deboli. I programmi di RTA di questa sera alle 20:45 parliamo di calcio con un giro di opinioni sulla retrocessione della Valtarese Calcio, un programma di Giorgio Mansanti. Segue poi alle 21:15 la rubrica 80 Nostalgia, alle 21:45 Epoca che Storia e al termine il nostro TG. Grazie a tutti per essere rimasti con noi, buona serata, buon proseguimento, torniamo domani. Arrivederci.